Eccolo qui, morte e rinascita del pianeta Terra. Questo è il mio libro pamphlet pubblicato più di un anno fa, sul quale ci siamo intrattenuti diverse volte nei video di questo canale. Ecco, morte e rinascita del pianeta Terra. C'è una mia lunga, diciamo abbastanza lunga prefazione, preceduta da quella molto bella di Diego Fusaro. Questa è la mia prefazione. E che cos'è in fondo questo libello? È innanzitutto un saggio di metapolitica e nel contempo un testamento spirituale per l'attuale e, diciamo, la futura generazione che dovranno affrontare, ahimè, la catastrofe e quindi la fine di un'epoca. Eh sì, la fine apocalittica del ciclo storico in cui stiamo vivendo. Purtroppo dobbiamo prepararci a questo evento. Il mondo contemporaneo ormai è marcio e questo evento sarà per l'umanità davvero salvifico. Perché? Perché entità celesti e divine scenderanno su questo pianeta per ripulirlo e per risanarlo, liberandolo da tutta l'energia negativa di cui è impregnato. Una nuova divinità sarà l'artefice di questo avvento. Ecco, all'interno possiamo osservare al riguardo le immagini di alcuni dipinti evocativi della suddetta narrazione. Questa è una mia opera. Questa. Ecco, qui ci sono delle luci notturne. Rimanda appunto a queste luci siderali divine. Questa è un'altra mia opera, anche questa. Ecco, qui si può osservare un disco volante sulla sinistra in alto. Anche in questo. Il medesimo fenomeno. Questo vedete è un'opera antica, L'Annunciazione di Ascoli, di Carlo Crivelli, del 1486. Potete nel particolare vedere in quello squarcio di cielo i dischi volanti, le presenze divine, siderali. Stiamo parlando del 1486.
questo, del 1428, particolare della fondazione di Santa Maria Maggiore, di Masolino da Panicale. Anche qui osservate il cielo. Questa è una mia vecchia opera. Una sorta di fine, di fase terminale in cui Roma, la città di Roma, la città eterna, vive la fine del mondo, il termine del Kali Yuga. Qui si conclude con un bellissimo inno siderale che vi canterò in un'altra sede. Questa è una mia ultima opera evocativa, come abbiamo detto poc'anzi, della suddetta narrazione. E poi ci sono delle note in appendice e una sinossi dietro la copertina. La salute sia sempre con voi. Un caro saluto da Umberto Salmeri.